solido, pratico, versatile. Non deve essere semplice tenere insieme tutti questi aggettivi. Penso che andrò a chiedere a Viberti come fa. Ciao Roberto, ciao. Buongiorno. Ciao. Ciao. Come riuscite a coniugare questi tre aggettivi, quindi solido, pratico e versatile? Allora, immagina intanto la solido, pratico, versatile. L'idea è quella di permettere al trasportatore che comunque sceglie questo tipo di prodotto di avere un veicolo unico per fare differenti lavori. Quindi magari non ha un lavoro continuativo con la siderurgia, che è la realtà del periodo, o magari non ha soltanto il pallettizzato. Quindi a un certo punto di vista noi abbiamo cercato di tornare un po' a quelle che erano un po' le mode, no? Dei primi anni 2000, dove si chiedeva un veicolo che potesse far tutto. Oggi è un periodo di mercato dove anche per voi trasportatori, per tutti i trasportatori, è un po' difficile trovare viaggi di ritorno, queste cose. Quindi abbiamo cercato di studiare qualcosa che potesse andare bene un po' per tutti o che potesse essere personalizzato con vari optional che permettessero di fare tutto. Ok, un esempio di questi optional? Fai esempio che questo veicolo, sebbene sia un bucacoils, può essere attrezzato anche con le traverse twist per trasportare il container da 40. È ovvio, non su un centinato, ma nella versione cassonato pianale. Quindi certo, tu potresti portare dei tubi per la siderurgia, perché ci sono le piantane, dei coils, o magari per un viaggio di ritorno di recupero, caricare un contrasporto dei container da 40 e portartelo a casa. Quindi riesci comunque a ottimizzare tutto quello che è il mondo del trasporto su un veicolo. Adesso, detto così, sembra esagerato, però in effetti è molto più flessibile, molto più versatile. Ecco perché la questione è versatile. Okay. Per fare questo, però, abbiamo bisogno di solidità. Quindi quello che è per Viberti la linea Strong. Okay. Che però già esiste in realtà. Esiste, questo è l'ultimo nato, perché la prima linea Strong è stata quella per diciamo affiancamento alla linea standard di produzione. Okay. Era necessità, era un po' il vecchio disegno Viberti, quello che il cliente ci chiedeva, che doveva essere un po' più rigido, un po' più robusto. Ecco. Come mai questo, cioè il cliente vi chiedeva la rigidità di un rimorchio? Più che rigidità, forse robustezza? La robustezza più che rigidità, perché la robustezza, sì, diciamo che robustezza e rigidità molte volte sono due concetti che possono essere simili, ma possono anche essere opposti. Tu hai una robustezza anche con la flessibilità, ma molte volte chiedono un po' più di rigidità. Perché? Perché questi veicoli vengono anche fatti per le versioni pianale, per esempio, o per le versioni cassonate. E sai benissimo con l'esperienza che quando il veicolo è troppo flessibile sul trasporto di un materiale, su un cassonato, è difficile chiudere e aprire le sponde. Diventa anche un po' più meno pratico da utilizzare per il trasportatore, per il driver che utilizza tutti. Sì, è vero. E quindi è per questo che abbiamo queste tre parole: solido, pratico, versatile. Perché solido? Perché è strong. Pratico perché ha anche la possibilità di essere facilmente utilizzabile da chiunque. E versatile perché io posso fare tanti tipi di trasporti con lo stesso veicolo. Allora, la realtà del trasporto è che comunque è composta non solo da grandi flotte, che in realtà rappresentano una piccolissima parte, ma da tantissime medie e piccole imprese. E anche storicamente Viberti si avvicina a questo tipo di imprese. Sì. Voi in che cosa potete essere ancora più di sostegno? È proprio per questo che è nata la linea Strong. La linea Strong è nata perché Viberti da sempre, è vero, ha clienti anche molto importanti, però ricordo, come hai detto bene tu, l'85% delle aziende di trasporto in Italia sono monoveicolari o comunque sotto le 5 unità. Quindi noi dobbiamo anche tenere in considerazione le difficoltà che hanno queste aziende. Certo. Non possono permettersi sempre di sostituire i veicoli in 5 anni. Quindi da sempre Viberti ha cercato di fare dei veicoli che durassero nel tempo. Okay, la durata media di un veicolo? Durata media di un veicolo, tieni in considerazione che in Italia è intorno ai 17 anni. Quindi noi abbiamo dei clienti che hanno dei veicoli anche degli anni 90 o addirittura normalmente 94-96 e difficilmente li cambiano. Perché? Perché per loro sono adatti al loro tipo di trasporto. Certo. Quindi possono fare come la linea Strong, hanno diversi utilizzi, sanno
possono utilizzarlo per differenti motivi. Poi sai, è anche vero che un veicolo centinato nel tempo può trasformarsi e diventare un pianale e allora avrà un'altra vita, un altro tipo di trasporto. Quindi si può anche in un secondo momento comunque riadattare un veicolo che io già posso... Normalmente si può fare, diciamo che ci sono dei collaudi da fare, però se io faccio un esempio, ho un veicolo che non mi serve più come centinato perché ha un'altezza bassa interna o via dicendo, che cosa capita? Che nel tempo posso magari smontargli la centina, farlo diventare un pianale e a quel punto potrò fare un altro tipo di trasporto. Questo può essere anche comunque in qualche modo un esempio di economia circolare, no? Cioè nel senso... Sì. Ma addirittura adesso si sta studiando, noi come Diverdi stiamo studiando addirittura i revamping. Cioè? Quindi veicoli che magari hanno 15 anni, al posto di sostituirli andiamo a smontarli, sabbiarli, abbiamo un reparto di servizio, quello, e rinnoviamo i veicoli vecchi. Questo è sicuramente sulla linea della sostenibilità, che io non vado a riprodurre un altro remorchio, quindi con PVC, con le gomme, con i cerchi, con l'alluminio e via dicendo. Utilizzo quello che avevo, lo ripristino e ovviamente non avrà la stessa vita che avrà un veicolo nuovo, ma per anni io posso andare avanti adattandolo a fare degli altri tipi di trasporto. Sì, magari anche più leggeri, meno impegnativi, meno gravosi. Sì, questo assolutamente sì. Quindi e questo è un discorso fondamentale. Noi abbiamo fatto questa linea per cercare di avvicinarsi, sebbene è utilizzata anche da aziende molto grandi, però è dedicato a quello che è poi il nostro core business e il nostro cliente medio, che è quello, la media flotta, la piccola flotta e il cliente con veicolo. Che sono quelli che fanno più fatica ad affrontare... Che devono essere più flessibili anche Sì, perché altrimenti comunque soccombono a ciò che richiede il mercato. Chiaro. Vedi la piastra per l'aggancio delle zampe? Sai per cosa, per quale motivo lo facciamo? No. Tu devi immaginare che... In Europa normalmente quella che si conosce ormai, immagino, lo spazio che c'è tra le zampe infernorale è la curva ISO. La curva ISO deve essere fatta una normativa europea che prevede che il veicolo si possa essere agganciato dai trattori due assi e tre assi. Okay. Quindi queste zampe in questa posizione, per esempio, per un tre assi non andrebbe bene, ma potrebbero essere spostate qua. Perché noi abbiamo la doppia brassa? Perché nel momento stesso in cui il trasportatore non ha un trattore tre assi e vuole montare un portapalle da 32, che è molto profondo, che cosa capita? Che con le zampe arretrate non c'è da portare. E quindi a questo punto noi abbiamo trovato la soluzione che è la più comoda per dare anche in questo caso la flessibilità, la praticità, la versatilità. Esatto. Per poter avere sia l'agganciabilità per un tre assi, come la normativa prevede, ma anche la possibilità di montare un portapalle più lungo e quindi ovviamente da 32. Questo però non solo sulla linea Strong, non sulla linea Strong, tutta le linee. Tutta la gamma Viverdi ha questa possibilità, Ok, quindi flessibili di nome di fasto. Esatto.